Ok, allora, questa è la mappa concettuale che ci accompagnerà per la seconda parte. Dobbiamo andare un po' veloci perché in effetti grazie alle domande vostre che sono state molto utili perché così abbiamo reso la cosa un po' più discorsiva, però siamo andati un po' lunghi. Allora, ho qualche slide sul concetto di pubblico dominio, anche qua la facciamo veloce, cioè quindi per concludere l'ultima parte arancione, no? Per chiarire un attimo, perché l'abbiamo fatta un po' semplice, pubblico dominio ovvero quando sono scaduti tutti i diritti. In realtà è un po' più complesso perché sono questi, io ho isolato questi tre casi in cui si può parlare di pubblico dominio, ovvero, quindi pubblico dominio inteso come nessun diritto riservato e quindi utilizzo libero senza condizioni, sono questi tre, cioè. Il caso A è quando lo stabilisce espressamente la legge, dopo lo vediamo delle slide apposta. Io lo chiamo public domain by law, cioè ci sono alcuni casi in cui è la legge a dire che su quel tipo di opera non c'è diritto d'autore, no? Noi abbiamo un unico caso che è l'articolo 5 della legge, che sono i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, quindi le leggi, le sentenze, le delibere. Gli americani hanno una cosa ben più ampia, ad esempio hanno una sorta di pubblico dominio su tutti i contenuti, anche quindi fotografie, siti web, quindi non solo atti ufficiali, ma anche contenuti creativi in senso proprio, realizzati dal governo federale, non da tutta la pubblica amministrazione americana, dal governo federale o da un dipendente del governo federale nell'esercizio delle sue mansioni. Classico esempio, non so, il reporter, il soldato che fa un reportage di guerra, che realizza un documentario in veste di ufficiale dell'esercito americano, in quel caso lui sta pubblicando quell'opera come funzionario pubblico, come soldato, come membro dell'esercito americano federale, e quindi quell'opera va in pubblico dominio automaticamente. La foto di Obama o di Trump, quella ufficiale che trovate su Wikipedia in posa davanti nello studio ovale, quella è realizzata dal fotografo ufficiale della Casa Bianca in veste nelle sue mansioni ufficiali, e quindi quella è una fotografia che può essere utilizzata da tutti i giornali, da tutte le senza dover chiedere il permesso. Okay? Noi non abbiamo una cosa così avanti, abbiamo solamente la norma che vi farò vedere dopo. Il caso B è quello di cui abbiamo parlato adesso e che abbiamo reso molto facile, ma che in realtà facile non è, cioè quando scadono tutti i diritti di privativa su di essa. Non è sempre facile definire perché? Perché quando abbiamo a che fare con un'opera letteraria scritta da una persona sola, e questa persona è molto famosa, non è difficile. Vado su Wikipedia, vedo quando è morto questo qua e calcolo i 70 anni. Quando l'opera è scritta da molte persone, di cui alcuni non sono particolarmente noti, non è così facile ricostruire. Ad esempio, un'opera cinematografica, non so, film degli anni 50 di un regista cecoslovacco. Che però la sceneggiatura è scritta da uno che non sappiamo bene chi è, le musiche sono originali, non sappiamo bene chi le ha fatte, è un problema, ok? E in più ci sono i diritti connessi, quindi non basta il diritto d'autore in senso proprio, ma bisogna aspettare che scadano anche quelli. Classico esempio che mi fanno ogni tanto, mi scrivono sul blog, vabbè, i miei lettori ogni tanto mi commentano, mi dicono, ma come YouTube mi ha cancellato il filmato del mio matrimonio? È impossibile perché ci ho messo sotto un brano di musica classica e il diritto d'autore è scaduto. Ho capito, ma questo brano di musica classica chi è che lo suonava? Ah, boh, l'ho preso da un CD che avevo a casa. Allora c'è il diritto connesso, non solo di chi lo canta, di chi lo suona, ma anche del produttore discografico, che è il diritto che abbiamo detto che sostanzialmente c'è sempre perché trovano il modo di rinnovarlo, riallungarlo, no? Quindi anche lì il pubblico dominio è una chimera che si allontana sempre, nel senso che è sempre difficile da individuare. Poi c'è il caso C, non riusciamo a parlarne tanto oggi, però è interessante, cioè io lo chiamo pubblico dominio artificiale, nel senso che è quando è il titolare dei diritti che decide di rilasciare l'opera in pubblico dominio. Quindi è una scelta ben più radicale rispetto alle licenze open che vediamo dopo, cioè proprio. L'autore rinuncia all'esercizio dei diritti d'autore, quindi è come se lui fosse morto da più di 70 anni. Cioè lui aggiunge alla sua opera una dichiarazione che non è una licenza, è proprio un disclaimer di pubblico dominio, un public domain waiver si chiama in inglese, atto di rinuncia in pubblico dominio, in cui, ripeto, è una battuta, però è come se lui dichiarasse di essere già morto da più di 70 anni, perché rinuncia a tutti i diritti d'autore, anche a quello di esempio di farsi riconoscere la paternità. È un diritto che da noi, cioè è uno strumento che da noi funziona fino a un certo punto, perché noi abbiamo i famosi diritti morali, abbiamo detto che di quelli non ti puoi liberare, e quindi
Però, insomma, sappiate che c'è anche questa ipotesi. E l'esempio, quello CC0, è il Public Domain Waiver che ha creato Creative Commons ed è sostanzialmente il più utilizzato. Poi ce ne sono altri, però quello di Creative Commons è quello che vi invito a tenere in considerazione. Allora, tornando invece al nostro schema che è questo qui, no? Adesso passiamo alla zona azzurra, alla zona blu, e vediamo le libere utilizzazioni stabilite dalla legge, fra cui alcune mi sono state espressamente, cioè, mi è stato espressamente chiesto di approfondirle. Come concetto generale, in realtà ve l'ho già detto, cioè le libere utilizzazioni sono casi specifici indicati dalla legge italiana negli articoli 65 seguenti, in cui un'opera è ancora sotto copyright, quindi non pensate che sia scaduto il diritto d'autore, cioè siamo ancora in un'opera completamente tutelata dal diritto d'autore, che però a quelle condizioni indicate dalla legge la si può utilizzare senza chiedere il permesso all'autore. Quando invece la regola generale, abbiamo detto, è sempre chiedere il permesso, perché se una cosa non l'ho fatta io, l'ha fatta qualcun altro, devo chiedere il permesso. Ok, quindi si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare, fra cui uno a voi molto caro, che è il diritto di insegnamento, ricerca, di fare divulgazione scientifica, insegnamento e studio a scopo di ricerca, ok? Gli americani anche su questo sono un po' più avanti, perché loro hanno non una serie di eccezioni specifiche come abbiamo noi, hanno così quello che loro chiamano fair use, ovvero potremmo tradurlo uso leale, uso corretto. E cosa dice? Che l'uso leale di un copyrighted work, quindi di un'opera ancora copyrightata sotto copyright, alla fine dice is not an infringement of copyright, quindi non è una violazione di copyright, se è uno di questi casi, se è for purposes, poi dice incluso anche la distribuzione, la riproduzione in copie, in phono records e in vari altri mezzi di comunicazione specificati da questo settore, da questa sezione del codice, dice che non è violazione di copyright se è fatta for purposes per scopi come criticism, cioè critica, commento, news reporting, la cronaca, teaching, quindi quello che interessa forse a voi, including multiple copies for classroom use, quindi anche l'uso, anche la distribuzione di copie multiple di fotocopie per l'uso classe, scholarship o research, quindi studio e ricerca. Ok? Quindi se è un uso lecito, poi qui anche qua è fatta molto semplice, io ho fatto un copia e incolla molto asciutto del codice, in realtà poi essendo il diritto statunitense un diritto di common law, per capire bene com'è tagliato questo diritto, dovremmo leggere 50 sentenze della Corte di Giustizia, della Corte Suprema americana, che nei secoli hanno deciso come regolamentare questo diritto. Non è assolutamente così semplice, però era per dirvi che gli americani hanno un approccio diverso. Loro tendono a fare delle norme molto sintetiche e lasciare ai giudici poi la parte più di dettaglio, no? Però questo porta a far sì che un americano abbia un principio generale che lui può invocare quasi sempre quando c'è una condizione di questo tipo. Noi invece siamo in un approccio più diverso, c'è cioè una visione più ristretta, più simile a quella che altri ordinamenti del common law chiamano fair dealing, ovvero devono essere ipotesi specificamente definite dalla legge e sono quelle che abbiamo noi. Noi le chiamiamo, fino al 2003 le chiamavamo libere utilizzazioni, poi sono state completamente riscritte nel 2003 e adesso vengono chiamate eccezioni al diritto d'autore. La scelta semantica non è da poco, Cioè, libere utilizzazioni, hanno detto no. Metti che poi la gente pensa che siano veramente libere, chiamiamole eccezioni, così sottolineiamo il fatto che siano aree eccezionali. E sono queste qua, ho scelto quelle che ovviamente più interessano il vostro caso. Allora, articolo 68, si occupa vabbè, principalmente genericamente delle fotocopie, ma in realtà anche della riproduzione, come vedete, fatta a mano, no? È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spazio di diffusione dell'opera nel pubblico, no? Vado in biblioteca, mi copio una voce intera della Treccani sul mio quaderno e voi dite: ma caspita, ma c'era bisogno di una norma per dirle questa cosa? Sì, perché effettivamente il diritto di trascrizione è un diritto coperto, l'abbiamo visto prima, e quindi senza questa libera utilizzazione in teoria anche quel tipo di riproduzione fatta a mano, non sarebbe consentita. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici e negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Quindi occhio, non si tratta della,
fotocopia fatta dall'utente, è la fotocopia a uso interno fatta dalla scuola o dall'università, dal museo, a uso, diciamo, per i propri servizi, deve essere senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Il punto 3 invece è quello famoso del 15% della fotocopia che trovate ogni tanto anche nelle copisterie, no? Il cartello che vi avvisa che dovete fotocopiare al massimo il 15%. Poi tutti sanno che basta fare il 15% un po' di qua, un po' di là e alla fine 15 più 15 più 15 arriviamo, ci avviciniamo al 100%. Vabbè. Quindi fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, quali hanno un trattamento un po' a sé stante, è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Ok? Quindi questa è la norma che vedete, dà una serie di libertà in eccezione a quello che è il principio generale. Oh, questo è un articolo. Insomma, è un po' il fair use italiano, passatemi il termine, molto più ristretto, però si occupa di un po' di cose che a voi interessano. Innanzitutto, quello che prima aveva detto la vostra collega, no? Io cito nelle mie slide, nei miei saggi, spesso opere, giusto, in effetti è così che si fa buona ricerca scientifica, però appunto il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini, purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera originaria. Quindi deve essere comunque un uso di critica o di discussione, cioè non è che posso fare un semplice collage di citazioni di altri autori, ma deve esserci un mio intervento creativo di critica o di discussione. Se effettuati, aggiunge la norma, se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Allora, il finalità illustrativa io l'ho sempre percepito come un po' tautologico perché mi viene da dire grazie, cioè se sto facendo insegnamento o ricerca scientifica è chiaro che sto percorrendo finalità illustrative, non vedo tante altre finalità. I fini non commerciali invece è importante perché vuol dire che si crea un discrimine tra un'università privata e un'università pubblica, ad esempio, tra un centro di ricerca privato e un centro di ricerca pubblico. Quindi se io sono la Bocconi avrò un trattamento diverso. Se faccio un convegno, un corso di formazione a pagamento, ma in realtà anche un'università pubblica, se fa un corso di formazione a pagamento e distribuisce dei materiali in cui i corsisti hanno dato una fee per partecipare, lì c'è un fine commerciale e quindi si esce da questa libera utilizzazione. Quindi bisogna in teoria pagare quanto dovuto, chiedere una licenza agli autori attraverso SIAE o AIE a seconda dei casi. Però ecco, nel vostro caso penso che quasi sempre si rientri nel fine di insegnamento, ricerca scientifica per fini non commerciali. L'articolo 70,1 bis, cioè questo è un comma inserito successivamente, abbiamo detto che queste sono norme scritte nel 2003, però tra il 2003 e il 2007 è successo qualcosa che ha portato il legislatore ad fare un'ulteriore aggiunta e quindi è venuto fuori questo comma 1 bis. Se vedete nella parentesi sotto vi ho scritto che questa è una norma dovuta al caso Homo Laicus. Che cavolo era sto caso Homo Laicus? Era un sito web di un docente di scuola media o superiore che nei primi anni 2000, e vi invito a ricordarvi cosa fosse internet nei primi anni 2000, quindi non era l'internet di oggi, non è che tutti avevano una finestra su internet, avevano una pagina Facebook, dovevi avere delle competenze, dovevi essere un po' attrezzato per avere il sito web e mettere dei contenuti sul web. Lui era uno di questi, era un docente che aveva questa velleità, questo slancio, questo spirito di iniziativa, aveva fatto un piccolo sito internet in cui sostanzialmente ripubblicava un po' dei materiali che lui utilizzava a lezione, no? E ahimè per lui tra questi materiali c'era anche della roba tutelata e c'era una sezione storia dell'arte in cui lui pubblicava le immagini di quadri famosi che poi commentava. Peccato che alcuni di questi quadri erano famosi, erano considerati dei classici, ma non erano scaduti dal diritto d'autore. Esempio, Picasso, Dalì, De Chirico, cioè è tutta gente che è ancora tutelata anche adesso, nel senso Picasso è morto nel 71, quegli anni lì, no? Quindi i 70 anni ce n'è ancora un bel po' prima che scadano, no? Lui invece ingenuamente, considerandoli dei classici, ha detto vabbè, li metto lì. Beh, morale, qualcuno ha fatto notare questa cosa, SIAE si è trovata costretta a dover fare una sanzione che si aggirava attorno ai 4.000 euro a questo povero docente, che potete capire, un docente di scuola superiore, già con tutto il discorso insomma,
sindacale, degli stipendi, del dibattito politico che c'era in quegli anni sul ruolo del docente della scuola pubblica, aveva creato in effetti un po' di malumori, un po' di critiche anche contro SIAE, contro il ministero. SIAE in realtà aveva risposto dicendo che loro, in quanto ente che hanno una funzione, come dire, amministrativa, non è che possono scegliere se fare una sanzione o meno, non hanno discrezionalità, devono farla perché sennò creano un precedente che poi scomodo, no? E quindi hanno fatto questa sanzione, però appunto il dibattito che questo episodio ha generato ha portato appunto il legislatore a pensarci, a dire creiamo una libera utilizzazione, un caso di eccezione al diritto d'autore specifico per questa cosa, se no fra poco quando la gente inizierà a usare i siti web liberamente ci troveremo con dei casi homo laicus uno ogni mese, con insomma anche una questione etica non da poco, no? Perché lui non è che facesse granché di danno agli autori. Diverso è il caso di un'agenzia che organizza mostre, 2 anni fa è successo, 2 o 3 anni fa, un'agenzia che aveva organizzato una mostra di Picasso con opere minori di Picasso prese dalle collezioni private, e ha preso una sanzione simile, ma perché? Perché loro avevano fatto il catalogo della mostra che veniva venduto alla fine della mostra con le opere di Picasso senza aver chiesto la... capite? Quindi è diversa la questione. E hanno preso una multa simile. E probabilmente si sono presi anche la causa civile da parte dei titolari dei diritti dei quadri, quindi gli eredi di Picasso, perché c'era uno sfruttamento improprio. Nel caso di questo professore, poveraccio, lui metteva online del materiale a scopo puramente didattico, il sito non aveva pubblicità, non aveva qualcosa di commerciale, quindi... Vabbè, morale, è stato scritto questo comma 1 bis. Poteva essere scritto meglio, adesso quando lo leggiamo capite perché, però meglio che ci sia piuttosto che non ci sia. Allora, dice che è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Ok? Quindi ribadisce 2 volte il concetto titolo gratuito e l'utilizzo non deve essere a scopo di lucro. E poi devono essere solo immagini o musiche, quindi non vale per i video, non vale per i testi. Per i testi torniamo al comma 1 che è quello della citazione. E per i video non c'è una libera utilizzazione, semplicemente. Devono essere sia le immagini che le musiche a bassa risoluzione degradate. Questa è un po' la critica perché alcuni hanno detto: ma che cavolo vuol dire a bassa risoluzione degradate? Detto terra terra, perché a parte che degradate è anche brutto a livello semantico, no? Tipo, si poteva scegliere un'altra parola, però bassa risoluzione è un concetto così relativo, perché pensate alla bassa risoluzione del 2007 rispetto alla bassa risoluzione di oggi, no? Com'è già diverso il concetto e come sarà diverso nel 2025. Quindi, vabbè, comunque, ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, è meglio che ci sia questa norma piuttosto che non ci sia, anche se è scritta male. Poi continuo dicendo che con decreto del MIBAC, sentito il MIUR, previo parere delle commissioni parlamentari, sono, però dico saranno non a caso, definiti i limiti dall'uso didattico o scientifico di cui è il presente comma. Ho detto saranno perché in realtà questo decreto non si è ancora visto. Cioè, capite? Dategli tempo, poverini, perché nel 2007 non è che potete mettergli tutta sta fretta. Vabbè, sinceramente non ho capito bene cosa sia successo, perché è circolata una bozza che sembrava quasi pronta per essere approvata, c'è ancora la trovata in giro, però non è mai stata approvata, quindi questo decreto non c'è formalmente. E visto che di ministri se ne sono avvicendati un bel po' ormai dal 2007 ad oggi, mi sembra strano che nessuno abbia avuto il tempo, la voglia e le risorse per poter prendere in mano questa situazione. Però, ripeto, forse da avvocato preferisco che non ci sia questo decreto. Perché in mancanza vuol dire che tu puoi comunque interpretare la norma e dire vabbè, io in mancanza del decreto applico la norma. Visto che la norma è molto generica, la puoi interpretare. Il rischio è che quando anche uscisse questo decreto, molto probabilmente sarebbe un decreto molto restrittivo, l'approccio sarebbe abbastanza restrittivo. Quindi per adesso, diciamo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ok, l'ultimo pezzo della norma è questo qua. La prima non penso che vi interessi, il primo pezzo, il comma 2. Cioè, nell'antologia d'uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso. Cioè, dice che se fate antologia d'uso scolastico bisogna fare riferimento a un altro regolamento, questo c'è, è un'altra cosa, è il regolamento attuativo della legge, in cui si dice proprio, si dicono quante righe di poesie, quante pagine di libri, cioè ci sono delle quantificazioni specifiche per fare un'antologia, senza dover chiedere il permesso alla casa editrice o all'autore originario.
E poi si fissa una sorta di equo compenso, di compenso appunto calibrato dalla legge, inteso come equo compenso, che si dà ai titolari dei diritti dell'opera originaria. E infine, comma 3, una norma che immagino che, come dire, per chi lavora nell'ambito della ricerca dell'università è abbastanza superflua, perché viene comunque insegnata come norma di galateo accademico, però è una norma giuridica in realtà. Cioè, il riassunto, la citazione e la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, anche del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Okay? Quindi non è solamente una buona prassi scientifica quella di citare la fonte, è proprio richiesto dalla legge. E ricordatevi anche il traduttore, perché io mi sono accorto che non lo facevo, io stesso non lo facevo. Cioè, se citate un'opera non in testo originario, ma in traduzione, dovete ricordarvi del traduttore. Questa cosa ha senso perché il traduttore è un autore, cioè il traduttore ha un diritto d'autore, l'abbiamo visto prima, no? Il traduttore ha tutti gli effetti, come dicevamo prima. Provate a leggere una roba tradotta da uno bravo rispetto a uno generico, dà un valore all'opera, quindi una buona traduzione, quindi è giusto che sia anch'esso citato. Posso Sì. chiedere una cosa Sì. riguardo? Ma se io scrivo per una casa editrice, che io metto il traduttore nelle norme editoriali, no? Nelle note, e loro me la tolgono, Vabbè. chi risponde nel Ma caso ci sia perché succede? cioè ricade su di È me? un quesito che non mi ero mai posto. No, ricade. Ricade su di no? Tendenzialmente vanno. Allora, se io come avvocato volessi andare a fare una casa, prima faccio sempre caso all'editore perché so che lì ci sono i soldi. Ok, Quindi, questa poi è in una buona realtà, vabbè, notizia. questo è un classico. Poi in realtà l'editore, se guardate tutti i contratti di edizione che avete firmati, hanno sempre una clausola di manleva in cui l'editore sostanzialmente dice: fa assumere la responsabilità a voi autori rispetto al diritto d'autore di quello che voi gli cedete. Come dire, tu autore garantisci che quello che stai cedendo sia farina del tuo sacco e sia libero da. Così l'editore non ne vuole sapere. Quindi se voi avete violato a vostra volta un diritto d'autore, non è questo il caso, oppure il caso del professore che nel fare un saggio prende 20 pagine della tesi del suo studente, le sbatte dentro, Quindi risponde lui. l'editore dice: no, Ciccio, io non faccio il poliziotto di lavoro, faccio l'editore, non posso verificare pagina per pagina tutto quello che i miei autori mi forniscono e quindi lascio assumere a te la responsabilità. Però l'autore violato fa causa prima all'editore, se è furbo, se è un avvocato furbo, e poi è l'editore che deve chiamare in causa l'autore in virtù di questa manleva. Vabbè, quindi l'articolo 70 l'abbiamo visto, è un po' il nostro fair use. Passiamo allora, diciamo, di libere utilizzazioni ce ne sono tante. Io mi sono fermato su queste perché sono state quelle che mi sono state chieste e che in realtà effettivamente entrano in gioco nell'ambito accademico. Ce ne sarebbe forse un'altra che però interessa più le biblioteche che il mondo accademico, che è quello relativo all'uso, beh no, anche l'ambito accademico, è vero, all'uso di opere da parte di portatori di handicap particolari, portatori di handicap che per fruire di un'opera devono in un certo senso violare il copyright, perché il non vedente ha bisogno ad esempio della traduzione in braille oppure dell'audiolibro. Ok? La realizzazione di un audiolibro è un'opera derivata, quindi in teoria dovrebbe essere autorizzata dalla casa editrice e dagli autori. Ma la norma dice, non ve la faccio vedere, non ce l'ho nelle slide, non ce l'ho nelle slide, però ve la dico a voce. La norma dice che sostanzialmente se per quel portatore di handicap l'unico modo per fruire di quell'opera è quella, non devi chiedere autorizzazione, a condizione che ovviamente sia a scopo personale, di studio e ricerca personale. Ok? Perché se no lì il non vedente dovrebbe ogni volta chiedere licenza alle case editrici per fare l'audiolibro o una traduzione in braille, o non udente i sottotitoli e la traduzione in linguaggio dei segni, via dicendo, oppure il dislessico che ha bisogno di modificare la grafica di un sito perché con quel carattere, con quei colori non riesce a leggerlo. Ok, ci sono tutta una serie di casi che vi lascio per chi è interessato approfondire, molto interessanti. Però ecco, c'è questa libera utilizzazione per cui se è strettamente legato all'handicap non devi chiedere il permesso. Okay? Poi in realtà ci sono delle associazioni di categoria, cioè le principali associazioni di non vedenti, di non udenti, poi fanno degli accordi con le case editrici per poter rendere la cosa ancora più easy. Però in realtà appunto c'è questa libera utilizzazione. Basta, quindi chiuso il discorso delle libere utilizzazioni, anzi così più propriamente dette eccezioni al diritto d'autore,
che come vedete ci danno un po' di respiro, no? Rispetto a quel bianco e nero che abbiamo visto prima, abbiamo già visto che abbiamo un po' di cose che possiamo fare anche se ad alcune condizioni.